con il ritorno al passato, anche negli antichi tempi, è stato scoperto l'oro. L'oro veniva usato anticamente da Cleopatra, che faceva delle maschere d'oro perché aveva scoperto che era il componente che rendeva la giovinezza assoluta. Ma che mi sta mettendo l'oro? Sì, è un trattamento a base di Gold 7780 che rilascia e polvere in oro 24 carati. Che cosa succede e quanto bene possa fare alla pelle? Innanzitutto va a stimolare la circolazione andando a drenare quelli che sono i ristagni liquidi. È ottima per artriti, reumi, viene usata in medicina e addirittura è stato scoperto l'uso in alcuni prodotti alimentari che non ancora sono stati certificati. Quindi praticamente mi dici che non si usa solo sul viso? Assolutamente no. Fatto in color index, che sarebbe una proprietà del metallo che viene reso inorganico, può agire anche a livello industriale alimentare. L'oro è stato scoperto, è stato riscoperto come metallo prezioso e naturale per andare a ricompattare la pelle dando la giusta rigenerazione. In questo momento, di che colore vede lei questa maschera? Benissimo, le vado ad applicare questo tipo di maschera e vado a massaggiare in maniera tale che venga riconosciuta dalla pelle. Quanto tempo deve stare? Solitamente noi la consigliamo l'uso di questa maschera almeno per 8-10 minuti. In questo caso, poiché ha agito in un attimo, perché anche se la sua pelle apparentemente è mista, la sua pelle è molto disidratata, ha bisogno di acqua e la maschera è stata assorbita dalla pelle rendendola direttamente sua. Benissimo. Adesso la rimuovo con un dischetto. Quindi è molto semplice in realtà. È semplicissimo, è alla portata di tutti. Tra l'altro se mi usa la gentilezza di toccare la pelle. Come l'avverte? L'avverto liscia e come se fosse più consistente. Non so come benissimo, dire. Da questo momento in poi, poiché la pianta che va a agire insieme a loro si chiama Medicago sativa, detta in arabo alfa alfa, che vuol dire padre di tutti i cibi, viene inserita con l'oro e l'effetto è idratante con azione immediata e il componente oro viene assorbito dalla pelle e si ricompatta. In questo momento lei ha ottenuto una giusta luminosità e un giusto riequilibrio del pH. Le passerò un prodotto che lei mi dovrà dire come lo sente sulla pelle. Adesso lo sento molto fresco, molto... Sì. Secondo lei che prodotto gli ho applicato? Non so, cioè una crema idratante. Io gli ho applicato semplicemente un tonico a base di oro, a base di acqua, minerali e la pianta alfa alfa. Comunque è nutriente, insomma, si sente che... Ma soprattutto è un ricompattante. Subito dopo finisco il trattamento. Noi viviamo l'essenza dell'evoluzione della cosmetica. 10 prodotti non servono, serve l'essenza. Quindi praticamente
dopo l'oro sono altre due creme? C'è soltanto una crema 24 ore che può essere applicata mattina e sera senza ungere, si assorbe in un attimo e l'effetto è di un'estrema luminosità. La prima fase è la detersione, che avviene con un olio particolare che non unge, ma c'è la fase olio mangia olio, quindi deterge e ammorbidisce la pelle, pronta per l'uso. Subito dopo le ho usato la maschera Alloro Gold, che va trattenuta e va stesa in piccole parti, perché il nostro prodotto è talmente tanto concentrato che ha bisogno di una piccola quantità. La durata e la conservazione di una maschera è di 12 mesi. Quindi nell'arco di un anno lei ha risparmiato tanti soldi, perché non solo idrata, rassoda, va ad inserire gli elementi che a noi mancano nella pelle, ma l'aspetto è di una luminosità incredibile. La terza fase? Tonificare la pelle, quindi chiudere il trattamento e rendere con un tonico la pelle veicolante per il prodotto che noi gli diamo alla fine. E il prodotto è una crema anti-età 24 ore che può essere usata tranquillamente mattina e sera circa per un anno, e se vuole la può utilizzare anche al collo.